C'è bisogno di staccare la spina e tornare all'origine, dove tutto è iniziato. Io sono cresciuto qui. Tutti i miei ricordi, tutto il mio passato, lo porto sempre con me, anche quando sono in giro. D'Abruzzo, okay. Con Woody Allen, ho raccontato l'aneddoto di quando Woody Allen ha chiesto ai ragazzi: ma di dove siete voi? E i ragazzi: we are from Sicily, noi siamo della Sicilia. E lui: ah, sono stato tante volte, ho girato tanti film in Sicilia. E invece mi ha detto: ma tu di dove sei? Io ho detto: io sono, di solito si dice io sono vicino Roma, no? Perché un americano. E invece io ho detto: aspetta, che mo sono Woody Allen, sono Abruzzo. Allora dico: conosci il Monte Pulciano d'Abruzzo? Monte Pulciano, perché ne stiamo sì, quando scrive il libro. Monte Pulciano d'Abruzzo, ah sì, lo conosco, buonissimo vino, mi ha detto. Gli avrei voluto rispondere: io sono di Monte Pagano, della provincia di Terra. Di Roseto, però non mi avrebbe capito. Volevo farlo, perché sai quante volte sono tentato nel parlare dialetto anche nei concerti in America, ma non mi capirebbe. Però insomma, porto avanti e lo porterò sempre il nome di Monte Pagano, Roseto degli Abruzzi, dell'Abruzzo. È stato conferito un riconoscimento speciale per la promozione dell'immagine dell'Abruzzo nel mondo al cantante Gianluca Ginoble. L'ambasciatore nel mondo è Gianluca Ginoble de Il Volo, cittadinanza onoraria agli altri due componenti del popolare trio. Ginoble, abruzzese doc di Montepagano di Roseto del trio Il Volo, ha ricevuto dal sindaco Ennio Pavone la fascia tricolore di ambasciatore nel corso del consiglio comunale. Agli altri due componenti del popolare trio, Piero Barone e Ignazio Boschetto, entrambi siciliani, è andata la cittadinanza onoraria assieme al manager Michele Torpè. Mai potevo immaginare che dopo pochi anni la mia vita potesse cambiare così. Camminavo per queste strade giocando a calcio a Roseto, a Montepagano, dove io vivo. La vita cambia, quando meno te lo aspetti. E oggi sono ambasciatore di questa città e della mia terra. Non lo raccontare. Perché lo dico sempre. Non lo raccontare. No, lo dico sempre perché voi sapete che l'Abruzzo è nel... No, altri due giorni si può fare un cappellino con la scritta Abruzzo sulla testa. No.
Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte e al caffè. Buongiorno a chi non c'è. Grazie a voi. Che non mi lascerai mai. Dimmi chi sei. Respiro nei giorni miei d'amore. Nutella.